oggi abbiamo avuto la dimostrazione tangibile di come una passione può davvero riempire una piazza. Merito anche vostro e sicuramente sono rimasti tutti molto soddisfatti anche per la scelta dei due ospiti, Andrea Braido e Costanzo Del Pinto. Allora, iniziamo a parlare del più giovane, andiamo in ordine di età. Costanzo Del Pinto, come mai questa scelta? Costanzo, con la sua band, tra l'altro uno dei chitarristi in gara stasera era il chitarrista della sua band, quando ha fatto, e voi l'avete seguito con le vostre telecamere, il Molisani Band Contest, la prima edizione. Lui l'ha vinto con la sua band e dopodiché, vabbè, insomma, lui ha scelto di intraprendere una strada da solista. Non ho fatto altro che proporre a Costanzo, perché ritengo che veramente sia uno dei ragazzi di maggior talento cantanti molisani, proporre una serie di festival in Russia. Lui ha preso, ha pagato i suoi biglietti, è andato a fare le selezioni. Siamo riusciti a mettere su un EP l'anno scorso, prima di Amici. Però Costanzo è innanzitutto è rock, innanzitutto, seconda cosa, è un musicista, e quindi in un contesto come questo io ho proposto da subito, vedi che se si farà il Liboiano Guitar Festival tu ci dovrai essere. È stato straordinario, penso che l'avrete visto, ma tutti i ragazzi che erano in gara, non so se avete notato, hanno tutti quella tendenza. Andrea Braido era un sogno, innanzitutto quando gliel'ho proposto all'ideatore mi ha detto: io sono un fan suo da una vita e sicuramente è l'interprete migliore che poteva essere ospite e poteva dare un giusto esempio ai ragazzi questa sera, perché lui sul palco è veramente spettacolare. I suoi soli non sono solo da ascoltare, lui è proprio bello da vedere perché si muove tantissimo, quindi è la spettacolarizzazione del chitarrista. E quale chitarrista? Sicuramente ce ne sono altri, ma lui è uno di quelli che abbiamo. È il chitarrero? È il chitarrero per eccellenza, perché il suo suono è riconoscibilissimo, lo spettacolo che fa, che ha fatto, è stato mostruoso, però anche i suoi musicisti, nulla da dire, qualcuno è di nostra conoscenza, veramente spettacolo fantastico. Sicuramente tu e la Queen's Academy avete fatto un lavoro eccellente e il riscontro si è visto. Una gara che è stata divisa in tre parti, cioè tre gare, per cui ci sono dei premi, ma ci sono anche delle borse di studio che sono state assegnate questa sera insieme ai trofei, per cui la giuria deve essere tecnica. Parlaci appunto della scelta della giuria e di chi sono i giurati. Allora, la giuria era composta Nicola Gordisco, ovviamente Andrea Braido, presidente di giuria. Nicola Gordisco è un noto chitarrista campobassano, ma che ha un'esperienza straordinaria. Antonello Capuano, chitarrista, arrangiatore, compositore bravissimo, che vanta collaborazioni importantissime col Festival di Sanremo, con Marcus Miller. Poi c'era Luca Medri, in giuria direttamente da Forlì, un amico, direttore della Music Academy Forlì. Sono
direttore della Music Academy Isernia. Noi in realtà facciamo parte dello stesso network di scuole, che sono le scuole certificate a livello internazionale per i titoli di musica moderna. Noi ci aspettiamo, e questo lo dico davanti alle telecamere, che come la Di Boiano SRL ci siano altri imprenditori che magari, vedendo questo festival molisani, vogliano promuovere il proprio marchio, perché non c'è niente di più intelligente. Avere un, cioè, se hai, ecco, la Di Boiano SRL, il titolare ha una passione evidentemente, che è quella della chitarra elettrica. Lui ha investito e investe tanto su questo festival, ma associa il nome del festival al proprio marchio, quindi è una diciamo, è ideato bene. È vero che investe, ma investe anche sulla propria promozione e su ciò che gli piace veramente di più di tutti. Quindi l'appello è agli altri imprenditori che hanno passione musicale, ecco, magari le altre giornate di festival per altri strumenti, magari per un appassionato di batteria piuttosto che pianoforte, tastiere e basso, ecco, io la butto là. Ringrazio ancora la Di Boiano SRL perché crede insieme alla Queen's Academy. Ci siamo veramente trovati d'accordo su tutto, nei giovani, nella promozione del loro talento e soprattutto nella voglia di metterli a confronto con delle realtà nazionali per farli crescere in fretta. Dobbiamo riflettere su una cosa: se li facciamo crescere qua, i nostri talenti, quando andranno fuori faranno successo, e una volta che faranno successo, quando tornano a casa porteranno il pubblico da fuori. Dei vincitori della seconda edizione del Di Boiano Guitar Festival, rispettivamente sono con Fabio Castrilli, vincitore del premio Riff Oasi Verde, con Santino Siziani, vincitore della Jam Session e premiato con il Di Boiano Premium. Poi c'è Giuseppe Occhionero, che ha avuto un premio speciale, e il vincitore assoluto Nahuel Schiumarini, che ha vinto il trofeo e l'ambitissima chitarra. Allora, iniziamo proprio da te, dato che hai vinto il premio più consistente. Come ti senti? Non me l'aspettavo per niente, sinceramente, non pensavo proprio. Tu sei di Forlì, qui per la prima volta in Molise? Sì, è la prima volta che vengo qui in Molise. Quindi avrai un bel ricordo, insomma. Direi di sì, direi proprio di sì. Com'è stato incontrare Andrea Braido? È stata una bella esperienza, è veramente un bravo chitarrista e mi è sembrato un buon musicista e un professionista veramente professionale, non so. Progetti futuri? Ma continuerò a suonare con i soliti gruppi con cui suono a Forlì, gruppi più jazz e blues. Schiumarini è il vincitore, il miglior chitarrista del Di Boiano Guitar Festival 2013. Nahuel, anche il trofeo per te. Bene, passiamo al più giovane di questa competizione. Quanti anni hai? 15. Allora Fabio, tu hai vinto il premio per il Riff, un premio dato appunto dall'improvvisazione. Com'è stata? Una grande soddisfazione, penso. Sì, sì, è una grande soddisfazione, anche perché è la prima volta che partecipo a una gara. Prima volta, primo premio, una grande fortuna, insomma, ti ha portato bene il Di Boiano Guitar Festival. Sì. Tu sei giovanissimo, quando hai iniziato a suonare? A 7 anni. Bene, passiamo a Santino. Santino Stinziani, anche tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 16. E da quanto tempo suoni? Da quando avevo 9 anni. Tu hai vinto il premio per la Jam Session. Com'è stato? Insomma, un premio importante, basato tutto sull'improvvisazione. Quant'è la soddisfazione? Una bella soddisfazione. Bene, non mi aspettavo di queste occasioni qui in Italia, soprattutto in Molise. C'è un concorso di chitarra, soprattutto dal vivo, è raro da trovare. Quali sono i tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri sono di andare avanti con gruppi, di fare musica nuova, che purtroppo un gruppo che qui in Italia, il genere che facciamo, non è tanto ascoltato, e quindi abbiamo bisogno di supporto per andare avanti. Giuseppe, tu anche, giovanissimo, un po' più grande di loro due, quanti anni hai? 19. Allora, tu hai vinto il premio speciale. Qual è stata la sfida che ti ha appassionato di più stasera? Ah,
Alla fine la jam session è stata una bellissima esperienza, perché comunque suonare 8 chitarristi sullo stesso palco non è una cosa semplice, e soprattutto è stata molto una bella cosa. Progetti futuri? Io ho sempre sognato di fare della mia passione un lavoro, quindi spero che, anche se non riesco a fare il musicista perché è una cosa un poco difficile, cercherò di fare sempre qualcosa in ambito musicale. E allora in bocca al lupo a questi vincitori, dei ragazzi veramente talentuosi e bravissimi. E insieme a loro vi salutiamo, perché il nostro viaggio in Molise termina qui. Seguiteci su Telemolise, canale 11, sul canale tematico Molise Mio, visibile sul 212 del digitale terrestre. Possono seguirci anche gli amici dall'Abruzzo sintonizzandosi sul canale 96, oppure seguiteci da ogni parte d'Italia e del mondo, il sito ormai lo conoscete, www.telemolise.com. Non resta che salutarci, arrivederci alla prossima puntata. Un in bocca al lupo a tutti voi per le vostre carriere. Grazie veramente. Ci vediamo l'anno prossimo.